I lavoratori esposti all'amianto e rimasti senza assegno si vedranno anticipare per 3 mesi la pensione INPS dalla Regione, grazie a una votazione in Consiglio che per una volta ha visto d'accordo maggioranza e opposizione. Vediamo. Una trentina in tutto dell'Ansald e della Italimpianti, lavoratori esposti all'amianto che hanno deciso di sfruttare il prepensionamento loro riservato da una legge nazionale, si sono dimessi e però dall'INPS non ricevono niente. La magistratura indaga su eventuali truffe, l'istituto di previdenza blocca le pratiche, risultato loro sono senza stipendio e senza pensione. Oggi hanno fatto un presidio davanti alla regione, poi hanno assistito al consiglio che è venuto loro incontro. Centrodestra e centrosinistra per una volta uniti nella modifica a una legge. Adesso viene estesa anche a questi ex lavoratori la tutela per le aziende in crisi. In pratica per 3 mesi la pensione sarà anticipata dalla Regione, un sostegno economico non trascurabile. C'è ricorso alla magistratura, ora i ricorsi poi sono, i tempi sono, prevedono, non potendo fare ricorso d'urgenza, sono, i tempi vanno da un anno e mezzo, questi lavoratori si troverebbero per un anno e mezzo senza stipendio. I lavoratori interessati sono quelli che si sono dimessi dalla seconda metà del 2009, gli altri erano già stati sanati a livello nazionale e questa strada si cerca di ripercorrerla adesso con il provvedimento tampone di oggi, infatti il problema si rinvia, non si risolve. Dobbiamo muoverci rapidamente perché venga convocato a Roma quel tavolo al Ministero del Lavoro che ci consenta con INPS e INAIL di risolvere definitivamente quello che, ripeto, per noi è veramente un disastro e non più tollerabile nella nostra città. In apertura di seduta lo sfogo di Luigi Morgillo, ASL, uffici, enti e aziende controllati dalla Regione negano gli atti ai consiglieri che così non possono controllare nulla. Lui con l'ASL 5 dello Spezzino ha minacciato di chiamare i carabinieri. Da Monteleone e da Burlando ha ottenuto l'impegno a una maggiore trasparenza dell'attività regionale. Ma credo che anche altri miei colleghi hanno testimoniato in questo senso di incontrare difficoltà nell'avere accesso ai documenti, quello che è un nostro diritto sacrosanto previsto sia dallo statuto, dal regolamento, ma prevista dalle prerogative dei consiglieri.